ratti. Ratti dappertutto e ancora non si capisce dove siamo. Cosa cazzo sta facendo? Abbiamo il cagotto. Cosa è successo? Si sta tenendo la pancia. La mensa, questa è sicuramente una mensa. Abbiamo fame. Ok, sì, abbiamo fame, perfetto. Quindi dobbiamo trovare assolutamente qualcosa da mangiare, credo. E non è l'unico ad avere fame. Là c'è un bambino. Ma vuoi vedere che magari i bambini sono prigionieri? Guarda, ci sono le sbarre in una mensa, ci sono le sbarre. Aspetta, ci dà da mangiare forse? Ci lancia qualcosa, ci lancia il pezzo di cibo. Grazie. Un pezzo di pane, credo. Grazie mille. Ho visto comunque che se hai fame non riesci mica a muoverti tanto. Cioè ti rallenta il personaggio. Tipo una specie di stamina. Quindi questo è ci vorrà fare una specie di tutorial. Ci insegnerà qualcosa che in futuro forse noi dovremo trovare anche da mangiare. Oltre a occuparci dei puzzle, della luce, del buio, tutte queste robe qua. Molto probabilmente. Delle docce. Scatole ovunque. Questi qui sono tutte gabbie dove contenevano i bambini, secondo sì, me. Sì, secondo me. Allora, qui c'è un filo. Ragione. C'è un filo che porta in alto. Lassù, perfetto. Dobbiamo andare sempre a disattivare la porta dall'elettricità. Fino adesso qua gli indizi qua. Gli enigmi. Gli enigmi, ecco. Gli enigmi sono sempre uguali. Qui c'è una torcia. Un'altra torcia per salvare. E qui vedo che c'è una bella porta. Un po' aperta. Sì, sarà un pannello. Il pannello per disattivare la corrente. Allora, me la attivi? Attivala! Accenditi! Ok, ho un'idea. Forse saltiamo da... Salta da lì dove c'è la catena. Maronna, uè, piombo! Siamo scomparsi nel nulla. Ok, ce l'abbiamo fatta questa volta. Ci siamo. Ma qui adesso bisogna fare scalare quella specie di catena, no? Assolutamente. Ah, io pensavo che saltevamo sopra quei bidoncino là. Aspetta che vado a aprire la finestra. Aspetta Marco. Vai. Se io lascio il tasto noi cadiamo. Intanto guarda, vado a vedere cosa c'è su. Ah, non c'è niente. Oh sì. Ok, ne è finita la catena. Prova ad andare a vedere cosa c'è su. Niente, non c'è praticamente una leva. Che sarà quella che a disattivare la porta elettrica. Molto probabilmente sì, però prima... ma ce n'è un'altra, hai visto? C'è allora... una scaletta! No, non porta da nessuna parte. Ah. Guarda. Era la strada più ovvia da prendere e quella più ingannevole. Ce ne sono due. Allora, lì c'è un occhio, ragazzi. Allora, secondo me questo tira su le scatole. Questo qui, secondo me, non si muove. Ah, ok, questo tira sulle scatole, va bene. Era ovvio. Così noi ci saltiamo, no? Esatto. No, dobbiamo avvicinarla verso di noi. Però che senso ha? Ok, ho capito. L'avviciniamo verso di noi. Quando la molliamo, esatto, serve per andare dall'altro lato. Vai, tutto al massimo, vai. Saltaci su. Via! Grande Marco. Oh cazzo. No! Dio povero. Facciamo un secondo tentativo. Dai che sennò ci fa riniziare in Mona l'orso. Sali sulla catena Marco. Prima sono salito e sono... Ok, perfetto. Si bloccava, credevo che andava avanti e ci buttava giù. Dai. E anche questa è andata. Mamma mia, oh. Lucetta qua. Ok, zippino. Il zippino tattico che ci aiuta. Allora qui bisogna sicuramente bisogna buttarlo giù. Buttalo giù, è il classico. Questo butta giù, viene su qualcosa. Oh, però c'è un prima essere. Libero lui. Oh, no, ancora... che ti fulmini! No, non c'è corrente. Ancora. Adesso verrà su questo. Una corda di impiccato. Cazzo, siamo pesanti, per tirare su il blocco di quello lì. Cioè, è un po'. Siamo forti e pesanti. È tutto piedi. Vaga di è tutto piedi, sì, guarda le gambe, diamo. Il viewster dell'aia. Ma qui non siamo alle docce di prima. Oh cavolo! Ma qua eravamo alle docce? Sì, le docce di poco prima. Fa. Perché abbiamo tolto la corrente? Okay, abbiamo tolto la corrente adesso perché possiamo benissimo passare. Come cambia il posto con la luce senza luce? È vero, sì. È più inquietante. Ma se vedi quegli esseri lì si formano col buio. Ecco un altro occhio. Mamma mia. Stai dietro l'armadio.
Oddio, quello ci schiaccia. No, quello bisogna usarlo per spostarsi. Beh, dai, è fattibile, è fattibile. Lì ricordati che tu puoi inginocchiarti, accucciarti tra le scatole, quindi... Good! Il secondo tentativo è andato a buon fine. Occhio qua che deve cambiare sguardo. E poi possiamo passare. Perfetto, scappa, 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 scappa. Maledetto occhio. Ma vedi, una specie di industria. Wow, 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 wow. Oh cazzo, vai, salta. Appena in tempo, cosa cazzo hai aspettato, Marco? Oddio, la scatola, salta sulla scatola. Salta, 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 salta. Addios. Mamma mia. Io pensavo che con la scatola di metallo si mettesse bene, no? No, 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 vai, non devi pensare, devi agire. Altri esseri qua che ci accompagnano. Oh. Ah, ok, ho detto, sono morto di nuovo, ho detto. Tutto a scale qua. Una musica inquietante di sottofondo. Una musica che dà una finta speranza, ma una speranza che alla fine non arriverà mai. Qui c'è una porta oppure ci sono altre scale. Noi decidiamo di fare le scale. Lì c'è una porta. Ai ai ai. Che famo? Allora io direi subito di andare in questa porta qua per prima. Andiamo a vedere cosa c'è. Perché la porta con l'occhio è... Oddio, siamo entrati in un appartamento. Cioè è un la bagno. La borsa. Una borsa. Non è che la nostra casa. Ah no. È la stessa borsa dove siamo giunti noi. Perché ricordiamo che all'inizio noi siamo giunti. C'è un occhio lì. Abitavamo in una borsa, credo. Ci siamo trovati in una borsa e ci siamo svegliati lì. Ma secondo me qui ti fa aprire la porta. Ah, questo ha un letto nel cesso. Non è mica male, eh. Oh. Prova a saltarci. Ok. Cioè, non è mica male, in realtà. La chiave. C'è una chiave qua. Che sta a indicare magari per aprire una porta. Quella sotto? È il tizio che abbiamo visto lì, all'orfanotrofio. Sì. È cieco. Quella specie di orfanotrofio. Questa sicuramente servirà a qualcosa, perché è impossibile che uno lasci una chiave. Ed è... Scusate. Non dirmi che siamo morti. Ah, ecco, no. Scusate, ragazzi. Dove cazzo è finita la chiave adesso? Che cazzo, è come perdere le chiavi nel tombino, Dio. Ma Marco, dove cazzo le metti le chiavi? Scusate, ragazzi. Abbiamo spaccato il vaso, non ripaghiamo noi, eh. Marco si diverte a spaccare ogni cosa. Ale, ci spacchiamo anche noi, Dio. Ci si compenetra un pezzo di ceramica nel corpo. Dai, andiamo, andiamo, corriamo con la nostra chiave inglese. Oh, io sono convinto sempre di più che questa chiave serva a qualcosa. Eccola lì, lo sapevo che serviva a qualcosa. T'ho detto che magari serviva a qualcosa. Apri il lucchetto. Perfetto. Sì, comunque, per adesso sono comunque enigmi banali, eh. Oddio, le scimmie, quella di zombie di Call of Duty, Dio caro. Attira gli zombie questa, e poi esplode. Cioè, non lo sapevo. Ho provato a fare a caso io. Fatto a caso. È quella comunque, è la scimmia. Sì. Cioè, questo è un easter egg assolutamente, dai. Bisogna riprendere la scimmia per spararla in quel bottone e così la pedana si alzerà. E andremo al piano superiore, immagino. Vai. Bella, good, lì. Good. Però io mi metto qua dentro perché non si sa mai chi ci guarda. Ah, giusto, giusto, che magari viene fuori uno. Beh, un incontro l'abbiamo già avuto, eh. Cos'è? Ha fame di nuovo. Ha fame di nuovo, cosa è qui nelle fogne, una specie di condotto di ventilazione, siamo finiti. Ma qui mangiamo un ratto. Ok, obiettivo primario è trovare assolutamente del cibo. Esatto. Ma qua, ma che boia, cioè, non sembra che non mangia da anni questo uomo. Ma secondo me ci sarà il nesso in qualcosa. Ratto! Là c'è un ratto, Dio buono, si mangia il ratto, vuoi vedere? Eccolo! C'è del cibo! Sì, ma finiamo in gabbia così, vecchio. Non credo. Oh, cazzo! Lo sapevo io, è come attirare un topo nella gabbia. Ma... Il formaggio! Ci hanno preso! Guarda che mani bastarde! Ma vedi che hanno preso anche altri bambini? Ma noi abbiamo quella specie di coso di... Ok, so già cosa fare qua.
vedo che la gabbia è inclinata. Esatto, noi nell'angolo, nell'angolo in basso a destra, esatto. Noi dobbiamo spingere la gabbia. Ancora, ancora. Sì, dai, sono... Vai, daglie! Perfetto. Scappiamo immediatamente dalla parte opposta di delle mani che non si sa mai. Vabbè, ovvio. No, no, no. Dall'altra parte, allora. Esatto, assolutamente dall'altra parte. Ma però ci beccheremo quell'essere... quell'essere... quello strano essere con le mani lunghe, tipo tutti Slender. Ok, la gabbia, spostala. E vai, fuori dalle balle. Dai con quelle gambette, vai, salta. No, ci schiaccia. Ok, bisogna dondolarci. Ci dondoliamo, Marco. Se no io mettevo una gabbia anche sotto, un'altra gabbia sotto. Ah, esatto. Mi sa che hai ragione tu, Marco, bisogna... Ah, no, no, ok, si può fare così. Hai ragione tu. Oh, issa. Oh, issa. Perfetto. E ce l'abbiamo fatta. Però l'idea della gabbia non era neanche male quella.